raga, mi è sparita la casa. Urloni, oggi nella Big Vanilla partiamo subito col botto. Tutti i cartelli sono svaniti, quelli del milione di iscritti, ma ne sono apparsi altri due. Ho scritto: la mia identità sarà svelata se fai il milione entro agosto. Ma non ti dirò come la svelerò. Questa cosa mi mette un pochettino d'ansia, anche perché entro agosto è un po' difficile. Sarebbe fare 60.000 iscritti in un mese. Ci si potrebbe arrivare, ragazzi, perché nello scorso episodio in 3.500 vi siete iscritti. Quindi iscrivetevi al canale, tanto è gratis. Io sono curioso di vedere chi è questa persona e se si svelerà. Io ho il presentimento che non lo farà, o comunque lo farà con uno scherzo. Ditemi quello che volete, ma io ho questo presentimento. Comunque, se vi va, iscrivetevi, tanto arrivare prima o dopo cambia ben poco. Oggi che cosa facciamo, ragazzi? Non possiamo andare a Lama Town, Ruggero Town. Perché? Perché ci sono dei piccoli spoiler che non vi posso assolutamente far vedere. Ve li farò vedere lunedì o questa sera in live dalle ore 20:45 circa. Mi trovate il link in descrizione, passate, abbonatevi, fate ciò che volete. Ed infatti oggi andremo da Steffe Fere e gli farò una piccola cosita che in realtà è un super regalo, perché l'altro giorno ho trovato un sacco di gatti, ragazzi, e li ho presi tutti con le corde. Li trovate giù, dopo ve li faccio vedere. Ho deciso che glieli regalerò, ma non glieli do così normalmente. Non è che vado lì e gli do il gatto così facile facile. No, perché gli darò i gatti, ma li metterò dentro un bunker segreto che sarà sotto la casa del gatto principale. Quindi ora andiamo subito a fare la casa, il bunker del gatto, che sarà bellissimo. Oh, ma ciao gattino! Guarda quanti gattini hanno qua loro, mamma, ne hanno veramente già un sacco. Allora, il bunkerino segreto glielo vorrei fare in una zona del tipo sotto al letto, che ci si deve accedere con un ender pearl. Mi sembra una cosa molto carina, perché vedete, è facile arrivarci, si vede, non è difficile da vedere e quindi ci può stare secondo me. Prima di continuare però volevo parlare del sondaggio che ho fatto ieri nel post community. Seguitemi sempre, ragazzi, attivate la campanellina perché avete questi sondaggi in esclusiva per voi iscritti. Guardate che cosa bella, ho fatto un sondaggio chiedendo che cosa preferite tra il cespuglietto con l'azalea fiorita o non l'azalea fiorita. Ha vinto, ragazzi, un misto. Ho messo il commento di Dotti, ciao Dotti che mi segui, grazie mille, che ha vinto. Poi avete 525 mi piace contro 410 e 353. Speriamo che vi piaccia e niente, seguitemi, mi raccomando, iscrivetevi. Prendiamo l'ender per... ma? Cos'è successo? Ok, no, si è tutto buggato. Bene, andiamo lì sotto, vediamo se possiamo andare. Non possiamo andare lì sotto? Oh, come è possibile che non si possa andare lì sotto, ragazzi? Forse bisogna spaccare anche lì? No, dai, non è possibile questa cosa. Su. Non mi fa andare lì sotto, raga. Come fa? Come si fa? C'è un modo per andare lì sotto, scusa? Ma non è possibile, ma non si può. E dai, però, che sbatta, raga. Vabbè, troverò il modo per andare lì sotto in qualche modo. Intanto ci vado rompendo un po' queste cose qua. Rimettiamo quella lana bianca qua, vediamo un po' come fare. Ad ogni modo, deve essere fatto qua sotto. Voglio farlo abbastanza grande, quindi secondo me ci può stare. Deve essere un bunker... No, in realtà non deve essere troppo grande. Facciamo che se questo è il centro, ci mettiamo il granito così ce lo ricordiamo. Io direi che facciamo per ogni direzione, metterei un... non so, 3 facciamo. Facciamo 3 in ogni direzione, quindi 1, 2 e 3. E facciamo 1, 2 e 3. Perfetto. 1, 2 e 3. Ottimo, 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 ottimo. Così mi sembra l'ideale. Così almeno abbiamo una casettina piccolina per questi piccoli gattini, raga. Perché ne ho veramente tantissimi. Non avete idea. Ne ho tipo 7, ne ho trovati 7 tutti diversi e sono tantissima roba. Forse sono 6 tutti diversi e 2 uguali. Non mi ricordo bene. Comunque sì, la grandezza mi piace. Deve essere un pochettino più alto, quindi dobbiamo anche spaccare questa parte qua in alto, così siamo anche messi bene. E voglio farli i colori come quelli di Steffe Fere, quindi magenta e concrete, insomma, e ciano e azzurrino, insomma, quello che è. Tanto la lana ce l'abbiamo a casa, quindi non c'è bisogno di far chissà che. Basta che metto la lana, che ne ho tantissima, anche perché la farm, ragazzi, di lana continua a funzionare. Ho tutte le chest completamente piene, una cosa veramente incredibile. Peraltro ho scoperto una cosa che mi avete detto voi nei commenti, che si può prendere quel coso di ametista. Avete presente dove crescono le ametiste? Ecco, quello
quell'oggetto lì si può prendere con un bug. Devo cercare di capire come si fa, ragazzi. Assolutamente. Sapete perché questo? Perché, ragazzi, possiamo fare la farm infinita di ametista ed è incredibile. Vi immaginate che figata avere la farm infinita di ametista? Anche se realmente non serve a niente attualmente. Però potrebbe servirci in seguito per fare un po' di cosite cosite. O sbaglio? E quindi manca solo il soffitto. Anche se il soffitto di preciso non so mica come farlo. Come faccio a farlo il soffitto, ragazzi? Cioè, non è facile farlo. Cioè, lo faccio tutto magento, tutto azzurro. Anzi, io farei come questo, ma al contrario. Cioè, nel senso, metto il magento dove c'è l'azzurro. Potrebbe avere senso. In realtà, qua potevamo fare il contrario, no? Qua mettere il magenta, qua l'azzurro. Oppure un angolo e un angolo. Poteva avere senso, ragazzi. Adesso magari lo faccio. Adesso non lo so. Lo facciamo magari sopra e vediamo. L'unica cosa è che ho finito la lana bianca. Mannaggia. Quindi non possiamo fare sopra qua la croce. Va bene, dai, fa niente. Non è un grande problema. Vediamo un pochettino come sta così. Sì. Allora, se facciamo che qua abbiamo l'azzurro, che è fino a questo punto qua, esatto. Dovrebbe essere proprio un 4x4. Qui c'è l'azzurro e qua c'è il magenta. Esatto, potremmo fare così. Però se qua faccio azzurro e qua faccio magenta non ha molto senso. A sto punto conviene fare tipo così. Conviene fare tipo così e mettere anche il blu da questa parte. Ce l'ho le forbici? Sì, ho delle forbici in più, evviva! Meno male, raga, io non mi ricordavo di averle sinceramente. Ok, facciamo così. Dai, è carino, secondo me. Fatto a scacchi è ancora più carino. Ditemi quello che volete, ma a me piace un sacco. L'unica cosa, effettivamente, è capire come si esce da questo posto. Perché non è che abbiamo fatto l'uscita. Ragazzi, non abbiamo fatto l'uscita. Ok, ma non abbiamo fatto l'uscita. Qui, secondo me, bisognerebbe fare il contrario. Ovvero fare azzurro e azzurro. Quindi questo qui è da togliere. Qui facciamo azzurro e azzurro. E vediamo un pochettino come sta. Secondo me è più bello così. Perché almeno è tipo a scacchi al contrario e potrebbe totalmente aver senso. Quindi anche da questa parte no, questo è giusto, questo è azzurro. Ok, è quello lì di fianco invece che deve cambiare pure. Quindi questo qua diventa magenta. Bello, così mi piace. Ora dobbiamo mettere un pochettino di ordine qua sotto. Magari mettiamo un po' di grano, un po' di torce, un po' di cose varie. E vediamo come sta, vedete, tutto al contrario. Mi piace un sacco. Quindi vado a prendere le varie cose. Anche perché non ho le torce blu, mannaggia, peccato. Le torce blu erano molto belle. Come ci usciamo da qua però? Come sono uscito prima? Facendo il pillar. Non faccio il pillar, ragazzi. Io da dove sono uscito? Aspetta, io di qua esco. Facciamo che esco da questa parte. Quindi qua facciamo un'uscita molto tranquilla. Tipo facciamo così. Facciamo così che si gira da questa parte. E vediamo un po' dove usciamo. Perché se usciamo da una parte che non ci piace, non va bene. Ma se usciamo dalla parte che ci piace, direi che va bene. Vediamo. Ok, sì, siamo usciti dalla parte giusta. Perfetto, quindi qua bisognerà mettere delle botole in qualche modo. O semplicemente non si mette niente, basta. E lasciamo che è aperto. Bene, bene, bene. Io direi che qua sopra concludiamo così. Tanto qua sopra, qua sotto ci sta che cadiamo e basta. Qui ci servirebbe uno slime block. Però ragazzi, non ne ho slime block a casa. Non so perché non ne ho trovati, mannaggia. Comunque ho delle azalee, ho un po' di grass. Io direi che facciamo. Allora, dove sono le mie forbici? Togliamo un po' di qua, un po' qui, un po' qua. Facciamo questo e questo. E magari togliamo questo qui nell'angolino. Quindi togliamo solo tre di fila così. Ok. E qui togliamo uno, due, tre. Ok. E qua ci mettiamo, ragazzi, tutto grass block. Così ci possiamo mettere le azalee sopra. Che sono carine, secondo me. Ti possiamo fare così, così, così. E magari, non so, possiamo metterci dei fiorellini che adesso non ho. Perché non ne avevo più a casa. Questa cosa mi turba un sacco. Però magari possiamo mettere un campfire messo di fianco. Un campfire anche da questa parte. Guardate che carino che viene. Veramente molto bello. Poi ho le endrod, raga. Me ne sono accorto prima che avevo le endrod. Possiamo fare 1, 1, 1 e 1. E ci mettiamo le lanterne blu. Visto che vi piacciono di più quelle blu, mettiamo quelle blu. Potevamo fare tipo anche qui a come si dice, a scacchi. Però facciamo che non facciamo l'arlecchino e facciamo una cosa un pochettino meglio. Guardate che carina così. Tanta, tanta, tanta roba. Poi i bale le mettiamo qua sugli angoli. Tipo così. Possiamo metterne anche tipo solo una e due. Qui magari facciamo una cosa più così. Ora che carino che è. Così per i gattini è troppo bello, ragazzi. Quanto mi piace fare queste cose. Ottimo. E niente, adesso mancherebbe solo mettere un po' di fiori qua e là. E siamo a cavallo. Ci piace un sacco. Basta scrivermi chi è. Ottimo, non mi hai ascoltato e hai aiutato Buddy. Le conseguenze le potrai vedere tu stesso. Spariscono le cose.
La mia identità non verrà mai svelata se fai così. No, raga. Solo perché abbiamo accettato da buddy di andare a vedere Schiare Martino un pochettino. Ma che senso ha, ragazzi? Ma scusatemi. E poi cosa vuol dire? Cos'è che ha detto? Spariscono le cose. La mia identità non verrà mai svelata se fai così. Cosa vuol dire che spariscono le cose, raga? E dai, porca miseria. Adesso torniamo a casa e andiamo a controllare. Prima però voglio finire qua, diamine. Posso finire una volta in santa pace un video, diamine? Lo dico di nuovo, diamine, ok? Qui facciamo così, mettiamole tipo... così si potrebbe fare, sì. Facciamo tipo così, esatto. E qua ci mettiamo uno spruce log come, come uscita praticamente da questa zona qua. Vediamo un po' se ci piace... Dai, è carino, raga, invece. È super mega carino come zona. Ora, devo solo portare i gatti, ma prima di portare i gatti... Olè, eccoci a casa. No, il gattino si è staccato, quello di prima. Dov'è la corda? La corda! Vabbè, sono senza corda, raga, e mo? E mo quel gattino lì è scappato, quello nero. Vabbè, ragazzi, lo riprenderemo. Tanto rimane qua in zona, non è che va via. Adesso andiamo a prendere gli altri e via. Cosa vuol dire che spariscono cose? Marci, ragiona bene. Cosa vuol dire, raga? Non lo so, non capisco. Vuol dire che mi è spedito qualcosa dalle chest, tipo? Una roba del genere? Allora, aspetta. Fammi prendere il Firework Rocket. Ok. Ok. E ok. Ok, ci siamo un po' uccisi, praticamente. Ma le chest mi sembrano tutte ok. Cioè, dovrei riguardarle tutte, ma non... A parte che le Ender Chest devo guardare, perché... No, è tutto a posto, invece qua... A me sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto, raga. Mi ha buttato via qualcosa? Non lo so, raga. Da Ruggerotta, dalla Matau non posso andare. Dalla Matau non posso. Ma? Raga? Mi è sparita la casa. Raga, mi è sparita la casa. Qui c'avevo la casettina in miniatura che c'era lì. Quella che utilizzavo nelle live. Mi è sparita, raga. È sparita la casa, raga! Oh! Ma che stai a di? Raga, ma quanto ci avevamo messo a fare quella casettina? Oddio, raga, ma ci avevamo messo un sacco a fare quella casettina! E adesso cosa devo fare? Cioè, tutto questo perché ho aiutato Buddy e non, cioè, non ho fatto neanche niente, raga, perché la corona manco gliel'ho data. Cioè, io la corona non gliel'ho mandata. Potresti rimediare con delle TNT a casa di Buddy? Ma no, ma raga, ma basta ste cose. Ma non le faccio, scusa. Raga, io chiudo qua l'episodio. Ditemi che cosa devo fare. Devo distruggere la casa di Buddy? Io non voglio farlo, sinceramente. Cioè, non voglio sottomettermi a sta cosa. Solo che questo qui sta un pochettino giocando con me, raga. Non è una cosa carina. Vorrei capire il perché e voglio capire che cosa c'è sotto. Fatemelo sapere sotto voi nei commenti. E ditemi un po' qualcosa. Intanto vado a portare i gatti a casa di Sepe Fiera, così poi quando andranno nel server li vedranno.